Stamattina, cioè mezz'ora fa, Brambilla e la signora Matana hanno fatto una conferenza stampa nella quale hanno presentato i loro tre esposti, presentati sia alla Corte dei Conti, quella nella sezione regionale nostra, sia in prefettura, sostanzialmente su due punti: la riscossione delle tasse e una presunta mancata capacità di amministrare la città che provocherebbe questo danno erariale. Ma innanzitutto buon Natale alla consigliera Matano e al consigliere Matteo Brambilla e augurare loro un Natale davvero di serenità e non di rancore. Gli possiamo dire che nonostante loro il Comune di Napoli si è salvato, perché loro nei momenti decisivi non ci sono mai stati.